tutti amici e bentornati a questo nuovo appuntamento della Breaking News, delle novità modellistiche del canale Andrew Ryker Channel. Allora, come sempre cerco di proporvi le novità per quanto possibile in anteprima e ancora non ufficialmente, diciamo, di dominio pubblico. Questa volta la novità è incentrata sulla Tumblr Batmobile, ovvero l'incarnazione forse più cattiva e potente della Batmobile mai realizzata e mai vista in un film dedicato a Batman. In particolare questo modello è ricavato da quella vista nel film The Dark Knight con Christian Bale, Morgan Freeman, tanto per citare alcuni degli attori principali, Michael Caine, eccetera, dove l'abbiamo vista appunto sfoggiare tutta la sua potenza e le sue incredibili caratteristiche, in particolare ispirate al mondo dell'aeronautica e in ambito militare, come possiamo vedere dall'aspetto molto spartano e dalle linee molto simili a quelle dei caccia stealth. Allora, probabilmente sarà un test run anche questo. Perché dico così? Perché innanzitutto questo sito è raggiungibile non sul classico sito ufficiale della SHET, ma su un sito a parte, raggiungibile all'indirizzo tumblrbatmobile.it, che vi lascerò in descrizione. E questo già è il primo segnale che non è un prodotto ancora ufficialmente lanciato. Il secondo segnale è che non sono riuscito a ricavare su questo sito il numero totale dei fascicoli che completeranno la raccolta. C'è comunque da ipotizzare che sarà sempre intorno ai 120-130 fascicoli, perché è lo standard che ormai quasi tutti gli editori stanno adottando per questo tipo di collezioni. Quindi diciamo che andremo oltre i 2 anni e mezzo di tempo per il completamento. Questo comunque chiaramente per i più frettolosi potrebbe essere un problema, ma siccome il modellismo è fatto di pazienza, tutti coloro che sono un po' più abituati a queste cose sanno che sono tempistiche abbastanza normali, che comunque il modello va fatto con tutta calma. Cosa possiamo vedere di questo modello proposto? Allora, andiamo a vedere. Innanzitutto qui c'è subito il form per fare l'ordine sulla prima pagina, dove si comincia con il numero 2. Perché? Perché in realtà è già uscito il numero 1 in alcune edicole campione, e questo è altro sintomo di test, ovvero non è stato proposto il primo numero in tutte le edicole italiane, ma solo in alcune edicole selezionate a livello nazionale, ma in numero abbastanza esiguo, quindi di solito non nelle città principali ma nelle piccole cittadine dove c'è meno richiesta tra virgolette, quindi hanno dovuto magari approntare meno numeri per fare questo test. Dici, perché fanno questa cosa? Perché comunque realizzare un test anche di questo tipo comporta un costo, e se poi il test di gradimento non va a buon fine, ovviamente c'è una rimissione di soldi da parte dell'editore. Dice, ma se lo testano su piccole cittadine magari non tutti sono interessati a Batman, eccetera. Sì, è vero, però comunque, siccome queste cose vengono fatte su base statistica, si sa che su un campione di 1000 persone, se rispondono positivamente 100, quel risultato è molto vicino al risultato anche che sarebbe a livello nazionale, quindi già si possono fare un'idea del gradimento del prodotto. Comunque è possibile selezionare cliccando qui sopra sul numero 1, e in questo caso vediamo che il frontespizio con le caratteristiche del primo invio cambia e includerà anche il fascicolo 1. Allora andiamo a vedere adesso velocemente cosa vi daranno. Allora, fascicolo 1 con componenti, uscita 2 con componenti, più gratis il fascicolo 3 e relativi componenti, quindi il tutto a 6,99 euro, più il contributo di spese di 2,90 euro a invio, che chiaramente sarà il costo di spedizione per ogni invio anche successivo qualora l'opera proseguisse. Questo sito si parla anche dei regali dati con il quarto invio, quindi si potrebbe anche ipotizzare che si possa arrivare fino al quarto invio, dopodiché però non c'è sicurezza matematica che venga confermata l'opera. Attenzione, parliamo di quarto invio, non quarto fascicolo, quindi quarto invio significa che poi negli invii successivi potrebbero essere presenti anche 3 o 4 fascicoli a pacco. Quello dipenderà un po' dalle scelte dell'editore. Che succede però se io non succede se l'editore poi non prosegue la raccolta? Beh, è previsto comunque il diritto di recesso anche fin da subito per chi non è soddisfatto dell'opera. Andando oltre con il numero degli invii,
potrebbe esserci anche il rischio che questi non siano, diciamo, direttamente rimborsabili se non li spedite per tempo. Però se voi rispedite indietro i pacchi entro 15 giorni del ricevimento, tutti i pacchi dopo averli visionati, quindi non trattenendovi niente, potrete recuperare tranquillamente tutti i soldi. Quindi dovreste ricevere un pacco, visionarlo e rispedirlo subito indietro se non volete affrontare il rischio, diciamo, del test run. Chiaramente la spedizione indietro è, diciamo, a vostro carico come costo di spedizione, e questa è un'altra nota magari negativa che può scoraggiare un pochino alcuni. Però c'è da dire che in altri casi, diciamo, normalmente poi l'opera, se il test ha successo, prosegue, quindi voi poi sareste comunque ricontattati e proseguireste da dove avete, diciamo, lasciato, no? E io credo che questa opera potrebbe avere un successo pari a quello dell'armatura di Iron Man della Dea Cossini, perché comunque tutto quello che è legato un po' ai supereroi, soprattutto in ambito cinematografico, in genere ha molto successo su questo tipo di collezioni. Chiaramente potrei anche decidere proprio di interrompere, diciamo, la collezione in qualsiasi momento, dando una comunicazione scritta alla SHET, al servizio clienti, e in quel caso chiaramente potrete evitare di spendere soldi qualora non fosse di vostro gradimento l'opera, oppure per altri vostri motivi personali decidiate di interrompere. Andiamo ancora a vedere più giù in fondo, troviamo i regali che sono previsti per quest'opera. Con il primo invio vi daranno il pratico raccoglitore, no? Per raccogliere tutti i vari fascicoli, almeno una parte dei fascicoli, poi in corso d'opera potrebbero essere inviati altri raccoglitori. Con il primo invio avrete anche la mug, quindi la tazza, molto bella, con questa immagine di Batman e del logo del Batpipistrello sull'altro lato. Come possiamo vedere è una capienza di 320 ml, quindi siamo più o meno intorno alla capienza di una lattina di Coca-Cola da 33 cm, per rendervi l'idea di quanto liquido porta, che è un po' la capienza un po' standard delle tazze, insomma, diciamo, in linea di massima. Con il secondo invio invece avremo la t-shirt, disponibile solo in taglia L, attenzione, con il bel logo del Cavaliere Oscuro, del Dark Knight. Invece con il quarto invio vi daranno 3 DVD relativi proprio ai film di questa, diciamo, saga di Christopher Nolan. In pratica avrete Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro Ritorno. Questi saranno tutti regali che rimarranno in vostro possesso dopo il loro ricevimento, anche nel caso in cui decidiate di sospendere la collezione e di non proseguire. I regali rimarranno comunque di vostra proprietà. Ok? Allora andiamo a vedere un pochino le condizioni, chiaramente sottoposta alle condizioni generali di vendita di Hachette, che vi invito ad andare a leggere sul sito della Hachette Fascicoli. Se compilerà il modulo con i suoi dati, riceverà l'indirizzo da lei indicato, le uscite 1, 2 e 3 dell'opera Tumblr Batmobile al prezzo complessivo di 6,90 più 2,90 di spese di spedizione in ballo. Nella confezione troverà un bollettino postale prestampato con il quale potrà effettuare il pagamento. La consegna avverrà entro 45 giorni dalla registrazione dell'ordine. Significa che se fate l'ordine oggi che state vedendo il mio video, il materiale vi dovrebbe arrivare entro 45 giorni. In pratica vi potrebbe arrivare dopo 3 giorni, ma anche alla scadenza del 45esimo. Quindi non si sa bene, dovete avere pazienza. Successivamente, ogni 30 giorni circa, riceverete 3 uscite, quindi 3 fascicoli a pacco dell'opera al prezzo di 11,99 ciascuna più 2,90 per costo di spedizione per ogni invio, quindi 2,90 li pagate per il pacco, non per i fascicoli, eh? Quindi saranno circa 36 euro di fascicoli più 2,90. Con la prima spedizione riceverà anche il raccoglitore e la mug in omaggio, con la seconda spedizione la t-shirt, con la quarta, come dicevamo, la trilogia dei DVD. I prezzi sono bloccati per tutta la durata dell'opera, salvo variazioni da aliquote fiscali, quindi se dovesse cambiare l'IVA cambierebbe anche il prezzo, ma questo avviene per tutti i prodotti in vendita di qualsiasi genere. Il pagamento è posticipato tramite bollettino postale prestampato che troverete dentro il pacco e quindi non dovete inviare denaro anticipatamente. Potrà esaminare i materiali ricevuti, in ogni caso restituirli con spese di spedizione a suo carico, con le modalità precisate nelle condizioni generali di vendita in materia di diritto di recesso e senza altro dovere entro 15 giorni da ricevimento.
all'indirizzo di Ascet Fascicoli, casella postale, eccetera, eccetera, come potete leggere qui dalle immagini. Chiaramente questo significa che se deciderete di restituire i pacchi dovrete pagare voi la spesa di spedizione, che non è detto che sia solo di 2,90, perché magari se la fate con un servizio diverso potrebbe avere, tipo che ne so, o posta o corriere, potrebbe avere un costo diverso. Quello sta a voi decidere quello che riterrete più opportuno. In tal caso il servizio di consegna a domicilio dei pacchi chiaramente sarà subito interrotto e non vi verrà più inviato niente. Gli omaggi rimarranno di sua proprietà anche qualora decideste di non acquistare il prodotto. Per fare il diritto di recesso dovrete andare a prelevare, cioè a compilare chiaramente il modulo presente sul sito www.ascet-fascicoli.it. In ogni momento potrà interrompere le spedizioni mediante richiesta preferibilmente scritta o via mail al servizio clienti ai recapiti che troverà all'interno di ogni confezione. L'offerta in questo caso è valida solo per l'Italia fino al 31 dicembre 2021, salvo accettazione dell'editore. Quindi se l'editore ritiene che il test non sta andando bene, potrebbe pure anticipare la chiusura di questa, diciamo, fase di test. Prezzo delle uscite successive saranno di 11,99, sempre salvo variazione dell'IVA, e l'editore potrebbe essere obbligato per ragioni tecniche a cambiare l'ordine delle uscite. Significa che l'ordine dei fascicoli potrebbe cambiare, ma in ogni caso li invierebbero tutti se la cosa dovesse proseguire. Poi vabbè, c'è la solita informativa sui cookies, dice attenzione qui su questa parte blu che contiene parti di montaggio, non è un prodotto, non è un giocattolo, quindi è un prodotto per modellisti, parti taglienti, appuntite e funzionali, parti elettriche, deve essere montato sotto la supervisione di un adulto nel caso lo compraste magari per un vostro figlio minorenne, eccetera. Le batterie non sono fornite, poi c'è il logo della Warner Bros. E la DC Comics, che sono i detentori dei diritti ovviamente di produzione del fumetto di Batman e dei film Batman Begins, Dark Knight e Dark Knights Series in generale, insomma, tutti quelli fatti con quel titolo. Ok? Allora andiamo a vedere anche a questo punto quello che riguarda più nello specifico il modello. Ah, chiaramente qui se vi volete abbonare, vi ripeto, selezionate numero 1 se volete partire dal primo fascicolo, mettete i vostri dati personali, nome, cognome, indirizzo, dove volete che vi venga spedita la merce, il civico, provincia, eccetera, eccetera, il vostro codice di riferimento postale, email, numero di telefono, sesso e accettate le condizioni di vendita, ovviamente. Poi andiamo a vedere appunto nello specifico il modello. Oh, qui c'è una bellissima immagine che mostra il posteriore della macchina con questa stupenda turbina che sarà luminosa e produrrà anche gli effetti sonori, quindi bellissima. Il modello è in scala 1 a 8. Costruisce la Batmobile più imponente e brutale di sempre, e sicuramente sono d'accordo con questa affermazione perché l'aspetto è molto brutale, molto cattivo, è veramente la più, diciamo, cattiva mai proposta. Allora, è un modello realistico statico, ovviamente in scala 1 a 8, che è un po' lo standard delle scale usate per questo tipo di modelli, tra virgolette, da edicola, con una carrozzeria ispirata alla tecnologia militare stealth, con le sue geometrie di assetto battle mode e la possibilità di eiettare il Batpod, che si impone come la Batmobile più rivoluzionaria di sempre, a prova di artiglieria pesante e in grado di sfondare muri in cemento armato. Oggi puoi costruirla e ammirarla nella sua più fedele replica in scala. Qui sotto c'è un'altra bellissima immagine e c'è, qui praticamente gli è sfuggita un po' la notizia, per la prima volta in edicola la sua perfetta riproduzione completa di tutti i più incredibili dettagli tecnologici. Allora, che cosa si sono fatti sfuggire? Un po' il termine edicola, perché è vero che sta uscendo anche in qualche edicola selezionata, però a livello nazionale non è presente in pratica. Quindi per il momento nella maggior parte delle località dovrete ordinarla solo online. Poi se verrà fatto diciamo un lancio ufficiale, quindi passerà sotto il sito ascet-fascicoli.it, in quel caso sicuramente uscirà anche in edicola, ma non è ancora prevista quale data potrebbe essere, quindi per il momento sappiate che bisogna abbonarsi per forza online se la volete.
Alcune delle caratteristiche, vediamo, le dimensioni sono 56x35x19 cm circa, quindi siamo sulle misure appunto standard dei modelli di questa scala. 6 ruote in gomma morbida con pneumatici anteriori extra grip e posteriori con scolpitura profonda. Perché 6? Perché sono due frontali e 4 posteriori. C'ha delle gemellari in pratica dietro, vedete? Ok? Per quello si parla di 6. Luci turbina con sound effect, come dicevo prima, quindi ci saranno gli effetti sonori oltre che luminosi. Carrozzeria in metallo, attenzione, quindi diciamo che è un modello realizzato in metallo, quindi bello resistente, con disegno stealth, airfoils posteriori servocomandati, quindi ci saranno dei servocomandi elettrici a muovere gli alettoni in pratica, interni ispezionabili, console retroilluminata ispirata ai comandi digitali dei jet da combattimento, quindi praticamente il cruscotto sarà retroilluminato e avrà quel, diciamo, quel design un po' da caccia militare. Qui possiamo vedere alcune immagini, ecco, vediamo che ha il tetto apribile, tettuccio apribile ovviamente, la turbina con, che si illumina e fa gli effetti luminosi del, cioè effetti sonori del motore. Questo è un dettaglio dell'abitacolo dove possiamo vedere come sarà realizzato, quindi molto fedele comunque a quello del film, eh? Carrozzeria con disegno stealth, vediamo i vari alettoni posizionati come nel modello del film, i pneumatici anteriori, quelli posteriori molto simili a quelli diciamo di un trattore se vogliamo o di un mezzo blindato militare. Qui ripete le cose che abbiamo già detto prima sulle caratteristiche del prodotto destinato ai modellisti. Andiamo a vedere un attimo come si comporranno i fascicoli. Qui c'è l'immagine della copertina del primo fascicolo, visuale posteriore del modello, molto bello. Ogni fascicolo, dettagliate istruzioni di montaggio e appassionanti rubriche. Qui ci dice che 8 anni dopo Batman e Robin, l'ultimo titolo della quadrilogia firmata da Tim Burton e Joel Schumacher, esordisce nel 2005 Batman Begins, il primo film della trilogia del regista Christopher Nolan. Seguirono Il Cavaliere Oscuro nel 2008 e Il Cavaliere Oscuro e Ritorno nel 2012. E questi ultimi sono i tre film a cui è ispirato questo modello. La trilogia del Cavaliere Oscuro di Nolan è ricordata come una delle più riuscite trasposizioni cinematografiche di fumetti di supereroi di tutti i tempi. Ha rilanciato il Batman cinematografico in modo stupefacente e all'altezza delle aspettative del pubblico del nuovo millennio, grazie alla cura della scelta del cast, al design di Gotham City, alla fotografia, alle musiche e tutti gli aspetti tecnologici, primo fra tutti la Tumbler, quindi questo spettacolare modello di Batmobile. Qui ci elenca un po' tutti diciamo, i mezzi di cui Batman fa uso, in particolare spicca questo nuovo, questa nuova Batmobile. Qui ci dice ancora, fa un piccolo riepilogo della storia, quindi delle origini di Batman, quando Bruce Wayne diciamo, subì la perdita dei propri genitori uccisi dai malviventi, fino a quando decide di diventare appunto Batman, aiutato dal suo fedele Alfred. Le istruzioni di montaggio, come vedete, dovrebbero essere abbastanza chiare perché sono fatte su fondo bianco, quindi dovrebbe spiccare bene ogni singolo dettaglio. Ogni fascicolo contiene tutte le schede per costruire facilmente e con grande soddisfazione, questo diciamo speriamo, la fantastica Tumbler di Batman in scala 1-8, schemi di montaggio supportati da disegni tecnici e fotografie passo passo, descrizione dei componenti, istruzioni complete e suggerimenti per completare e rifinire un modello inedito, spettacolare nelle dimensioni e nel sorprendente realismo. A livello diciamo estetico mi piace molto, è sicuramente un modello che gli appassionati di Batman non si faranno sfuggire. Io vi dico, visto il costo del primo pacco, potete anche provare a testarlo. Vi abbonate, vi fate arrivare il primo pacco, pagherete, come vi ho detto, partendo dal primo numero, avrete tre uscite per un totale di 6,99 euro. Quindi 7 euro più altri 3 euro di spedizione perché sono 2,90, quindi con 10 euro potrete togliere, diciamo come si dice a Roma, la sete col prosciutto e potrete testare se diciamo, le componenti sono di vostro gradimento. Se poi non lo sono, fate dare disdetta e finisce là, avete buttato mal che vada
€10, però comunque avrete tre fascicoli da leggere, vi arriveranno comunque i regali previsti per il primo pacco, quindi avrete diciamo il raccoglitore che magari potrà non esservi più utile, però comunque avrete le tazze, la maglia, quindi tutto sommato per €10 ci si può anche stare a fare la prova. Ok? Se poi diciamo il prodotto è di vostro gradimento, io mi auguro che questo test abbia successo, i presupposti ci sono tutti, e che l'opera prosegua in maniera tale da poter completare il modello. Molti hanno paura che i modelli possano venire interrotti in corso d'opera, ma guardate, è un rischio molto diciamo difficile, perché avviene solo nei casi in cui c'è una bassissimissima richiesta e allora i costi di produzione sono più alti dei ricavi. Ma visto che fanno adesso questi test di gradimento, gli editori già sanno più o meno quanta vendita avranno, quindi se decidono di lanciarla difficilmente la interrompono. Qualcuno ipotizza che chi aderisce a questi test iniziali potrebbe aver garantito il proseguimento dell'opera fino al completamento. Sinceramente non ve lo so né smentire né confermare. Potrebbe essere così, anche per quanto riguarda il Mazinga Z, sempre di Hachette, si è ventilata questa possibilità, però al momento non ne ho prova certa, quindi non vi posso dire se sia reale o meno questa cosa. Vi ripeto, vi posso solo consigliare di, se siete appassionati ovviamente di Batman e di questa Batmobile, di provare ad abbonarvi e poi vedere che succede. Ok? Bene ragazzi, io come al solito spero di avervi dato un'anteprima gustosa e succulenta di queste novità modellistiche, in particolare dedicate a un personaggio molto amato come è il Batman. Per il momento non ho altro da segnalarvi per quest'opera, vi posso solo dire che ho già creato il gruppo Facebook dedicato, che è questo qua, che troverete facilmente perché vi lascerò il link in descrizione in questo video. Vi invito a iscrivervi, come vedete abbiamo già 39 persone iscritte al momento in cui giro questo video, e qui chiaramente cercherò di fornirvi tutte le novità del caso riguardanti il proseguo della collezione o meno. Nel frattempo chi di voi riceverà già diciamo quest'opera sarà in grado anche di pubblicare le prime immagini del modello, chiaramente delle prime parti che gli arriveranno. Io al momento purtroppo, ripeto, non sono in grado di cominciarla subito perché ho già troppe cose in corso, ma appena mi si libera qualcosa, questo è un modello che mi piacerebbe fare perché comunque è veramente spettacolare. Poi non so, però sicuro che magari riuscirò a farlo in concomitanza della partenza, magari in edicola, chi lo sa, non lo so ancora. Perché, ripeto, al momento non posso comunque metterci mano e non posso nemmeno abbonarmi subito proprio per il fatto che ho già troppe opere in corso. Però, ripeto, chi di voi, diciamo, è interessato, io consiglio di farla perché, diciamo, è veramente molto 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 bella, specialmente se siete appassionati di Batman. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciarmi un like, anche di iscrivervi al canale se vi fa piacere, così in questo modo mi darete anche una mano a crescere con questa nuova avventura e a darvi magari sempre notizie più dettagliate in anteprima. Per il momento vi saluto, un ringraziamento a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao 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 a tutti!